Una seconda realizzazione, dico, altrettanto bella da tutti i punti di vista. Primo, perché come tutte le opere donate sono per noi un fatto di grandissimo valore. Secondo, perché c'è una cura particolare. Ritrovo qui quell'attenzione, quel fatto che probabilmente non è stato solo donare una somma economica, ma partecipare attivamente alla creazione della scuola. E basta guardare tutti gli strumenti musicali di cui sono piene queste scuole per capire che c'è stata proprio questa intenzione. E poi si dice che non c'è due senza tre, quindi sappiamo che c'è già in mente un altro impegno, e anche questo è un fatto di grande soddisfazione. Capita in un sisma così importante di avere una donazione, è molto raro averne due, ma qui so che si vuole andare avanti e allora diventa un'altra cosa, è un vero impegno nei confronti di una comunità ferita che ritrova nella scuola un punto di riferimento fondamentale. La ricostruzione purtroppo continua ad essere realizzata con strumenti assolutamente ordinari, i tempi sono quelli assolutamente ordinari. Anche chi ha fatto la scelta della perimetrazione, quindi scelte più complesse, si è visto riconoscere le somme solo poche settimane fa. Abbiamo chiesto in ogni sede, in ogni modo, con ogni voce che si cambiasse. Ancora oggi si deve operare così. Oggi ero prima di venire qui con tutti i sindaci del cratere che testimoniavano esattamente la stessa cosa, insomma, la difficoltà di dover lavorare in un quadro di regole che è quello che è, che è come se non fosse accaduto nulla, invece qui è accaduto tanto. Mi sembra che questa sia l'ennesima dimostrazione che senza l'apporto del privato si va poco lontani. Il pubblico ha tante cose da fare molto importanti, il pubblico ha funzione di controllo, funzioni propositive, eccetera, eccetera. Però poi naturalmente la scintilla, la spinta, le grandi motivazioni vengono sempre dal privato.